Nel fine settimana che Noventa dedica al ciclismo con l'organizzazione della Giornata Rosa, quest'anno l'amministrazione comunale con l'assessorato alla cultura e il Veloclub Tergas Avis hanno voluto proporre anche una mostra fotografica per ripercorrere la storia del Veloclub dalle origini al presente. Un percorso iniziato nel lontano 1965, nato dalla grande passione per la bicicletta di tre amici, Gianni Busanel, Emilio Calderan e Lucio Zamuner. Se gli era partito così, per sbaglio, diciamo, per passione, scendeva la domenica mattina, scendeva fino a Conegliano a bere il caffè e si tornava a casa per mezzogiorno. E da là è cominciata tutta la storia, insomma. Ecco. Inaugurate questa mostra fotografica, cosa avete voluto raccontare? Se vuoi raccontare che assieme si sta bene, è stato bello, insomma, ho avuto tante soddisfazioni. Con il passare del tempo, il trio di amici si è poi deciso a costituire un club organizzato, dandogli il nome Veloclub 90. Numerose sono state le attività portate avanti negli anni, sempre all'insegna della passione e dell'entusiasmo per le due ruote. Poi il fortunato incontro con un altro grande appassionato, Luciano Zecchinel, che ha dato nuova linfa al gruppo, condividendo corse cicloturistiche a Lourdes, a San Giovanni Rotondo, a Majugorje e in tante altre tappe. Ci abbiamo preso gusto e siamo partiti la seconda, la terza, abbiamo fatto tutti i santuari, non si sa mai. Quando dovevamo fare il decennale di Lourdes, cosa è successo? Che chi aveva 60 anni ne aveva 70, chi ne aveva 70 ne aveva 80 e quindi abbiamo chiuso. E lì siamo partiti con una gara per giovanissimi, siamo partiti dal basso, su strada. Dopo abbiamo abbinato il mountain bike e siamo arrivati alla ottava edizione della Giornata Rosa. Oggi, quindi, per celebrare un po' tutto questo percorso storico, inaugurate anche una mostra storica. Esatto. Il 20-28 maggio abbiamo fatto le due gare, sabato e domenica, mountain bike e su strada in zona industriale. L'assessore è Bruno Borin. Così, per scherzo, c'è la solita allegria che è lei. Si potrebbe fare una mostra, va bene, va bene. Grazie a Bruno Dottino si è messo là giorni a selezionare di migliaia e migliaia di foto per fare il video, per fare le foto, eccetera. E siamo arrivati adesso. La mostra fotografica è ospitata alla loggia di Via Piave e rimarrà aperta fino al 3 settembre, visitabile il venerdì e il sabato dalle 16:30 alle 19:30 e la domenica dalle 10 alle 12 e dalle 16:30 alle 19:30.